8 milioni di euro di danni e questa è la prima stima dopo l'emergenza maltempo del 29 ottobre che ha colpito la Maremma. Enrico Rossi, governatore della Toscana, ha incontrato oggi i sindaci dei territori più colpiti della provincia di Grosseto, garantendo il sostegno della regione e in attesa che il governo nazionale riconosca lo stato di emergenza e nomini un commissario straordinario. Mentre aspettiamo la dichiarazione dello stato di emergenza da Roma con la nomina del commissario, tipicamente è sempre stato il presidente della Regione Toscana. Tra le priorità sulle quali conveniamo è che la prossima estate si possa piantare gli ombrelloni e le sdraio sulle spiagge che sono state mangiate dalla mareggiata. E questa è la priorità su cui ci impegneremo. Per poter provare a fare qualcosa e ad avere la stagione balneare abbiamo bisogno di avere procedure più veloci come appunto sono possibili attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza. Quindi questo è il primo passaggio. Poi aspettiamo questa sera una prima conta dei danni in generale alle province dei nostri generi civili, mentre stiamo facendo con Artea, la nostra agenzia, la conta dei danni per chiedere la calamità naturale al Ministero dell'Agricoltura, conta che si esaurirà all'incirca in una trentina di giorni. E su questo poi inizieranno altri tipi di procedure. Se io avrò la nomina della prossima riunione del Consiglio dei Ministri, il giorno dopo ritornerà. Sarò subito qui e cominceremo a capire meglio come intervenire. L'obiettivo fondamentale è che si svolga la prossima stagione balneare su tutta la costa della Toscana attraverso gli interventi di rifacimento a cui dare priorità. Su questo la Regione c'è.